Ciao, il web è uno strumento di comunicazione molto importante anche per un'azienda come Vodafone. Sentiamo cosa ne pensa. Che anche, soprattutto. Per un'azienda come Vodafone, anche. Ciao a tutti, il web è uno strumento importante soprattutto per un'azienda come Vodafone. Sentiamo cosa ne pensa chi in Vodafone ci lavora. Ciao, sono Vittorio, io mi occupo di online. Allora, sono qui con i miei ragazzi, le mie balde forze, che poi si presenteranno ognuno di loro. Vi racconteremo tutti più o meno perché siamo felici di fare questo lavoro, ciascuno di noi racconterà una cosa e che cos'è il web per noi, perché il web lo devi sentire per poterlo fare bene. Oggi noi non siamo più un'azienda di prodotti, non siamo più un'azienda di servizio e basta, siamo sostanzialmente un'azienda di relazione. Noi vendiamo e prosperiamo perché siamo in grado di concludere un rapporto di seduzione con i nostri clienti. Nell'atto di seduzione, soprattutto in quella che oggi è forse il target più importante per noi, quindi chi è un po' tecnofan e chi della comunicazione e del comunicare fa la sua quotidianità, abbiamo bisogno del web e il web è forse il punto di contatto più importante. Ciao a tutti, sono Lorenzo Virgilio, io mi occupo di Care in Online Services. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra perché credo che una delle grandi missioni che abbiamo è quella di costruire per i nostri clienti un'esperienza di servizio di self-care davvero innovativa. Ciao, io sono Alessandro, mi occupo di comunicazione Customer Experience, interpreto le parole di Vittorio parlando di seduzione, cosa che io cerco di interpretare quotidianamente anche all'interno dell'ufficio, e, ad esempio contando i ricci di Susanna Masini, che consiglio a tutti di guardare, sono migliaia e migliaia, tutti noi passiamo il tempo, passiamo le ore, i giorni, i minuti cercando di contarli. Io, come ha anticipato Alessandro, sono Susanna e mi occupo all'interno di online della parte analisi. Una sfida sicuramente molto interessante, quella di essere parte di questo team, anche perché mi permette di poter interpretare attraverso i numeri i bisogni e le esigenze dei nostri clienti. Ciao, sono Luca, mi occupo nell'online di prodotti e servizi. Stare nell'online mi piace molto perché è un posto dove si possono fare delle cose veramente speciali e sperimentali per i nostri clienti. Sono delle cose che in altri posti dell'azienda non si può fare con la stessa facilità, rapidità e con le stesse leve. Ciao, sono Alessandro Albertini, all'interno di Online Services mi occupo di marketing consumer. Che cosa facciamo? Cerchiamo di capire un po' quelli che sono, diciamo, le necessità del mercato, i nostri clienti, quindi andiamo a leggere anche tutti i vari siti di comunicazione, che cosa dicono, che cosa vogliono, e cerchiamo di costruire un'offerta che sia in linea con le esigenze e ovviamente anche con quella dei nostri azionisti. Capiamo, quante azioni hai? Perché ti vedo particolarmente concentrato. Ciao, sono Barbara Campeone, nel team online mi occupo di marketing e vendite per il mercato business. Ho colto la sfida quest'anno di cercare di trasformare il web in un canale di vendita anche per il mercato business. E invece per quanto riguarda quali sono i miei interessi anche personali, io amo molto i viaggi e non prenoto mai un albergo senza prima aver consultato TripAdvisor e vi assicuro che non ho più preso nessuna sola. Di necessità di virtù direi i siti dei competitor, quindi cerchiamo di capire che cosa stanno facendo, come si muove il mercato e poi sicuramente tutto quello che ha a che fare con i social network per restare in contatto con la rete. Progetti sperimentali su internet ce ne sono parecchi, per esempio uno che mi è piaciuto molto e che adesso non mi ricordo, ma è un progetto di prestiti consumer to consumer che magari non ha avuto ancora un grande successo, ma che è un'idea finanziaria molto particolare. In questo momento sono sicuramente Expedia e i suoi affini, non fosse altro perché mi sto preparando per le vacanze estive. Sicuramente LinkedIn, sicuramente siti di applicazioni, ma ultimamente mi sono molto appassionato ad Huffington Post, che è un newspaper web collaborativo, un aggregatore di notizie nella rete social network, sempre molto aggiornato e secondo me straordinariamente interessante. LinkedIn è certamente uno dei social network che preferisco perché ti consente di stare sempre a contatto con le tue relazioni e il tuo mondo che ti sei costruito in tutti gli anni professionali. In questo periodo i servizi online che frequento di più sono quelli di social network, in particolare in questo periodo sono intrippatissimo di Foursquare, non so chi di voi lo usa, è un servizio che ti permette di seguire i tuoi amici nei loro spostamenti geografici, vanno in giro con i loro smartphone, cliccano su un particolare posto, ti raccontano com'è questo posto e devo dire la verità che da quando c'è questo servizio non ho più sbagliato un ristorante.